Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing da parte di extremehardware.com. Quest'oggi abbiamo in redazione le Viper V380, un paio di cuffie con suono 7.1 surround, illuminazione RGB, microfono removibile dotato di cancellazione del rumore, come possiamo notare anche già dalle caratteristiche riportate sulla parte frontale della confezione. Nel retro della confezione troviamo ulteriori caratteristiche riportate in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. Altre informazioni, altre immagini illustrative presenti anche sugli altri lati della confezione. All'interno della confezione troveremo due classici Seekers Viper Gaming, una Quick Start Guide che sinceramente non ci tornerà utile in quanto sono cuffie USB, quindi collegate al computer verranno subito riconosciute e poi scaricando il software di gestione potremo accedere alla personalizzazione eventualmente dell'equalizzatore della retroilluminazione RGB. Troviamo anche un microfono jack 3,5 mm non placcato oro, completamente flessibile, di tipo removibile come possiamo osservare, dotato di cancellazione del rumore, quindi dovrebbe migliorare le conversazioni in gioco e in chat vocali delle cuffie stesse. E infine troviamo le cuffie, che sono le Viper V380. Dando uno sguardo più da vicino alle cuffie, possiamo vedere un richiamo classico a quelli che sono gli headset attualmente in commercio, ma chiaramente sono un richiamo alle HyperX Cloud, che sono uno dei primi headset da gaming con questo design che sono state commercializzate. Colorazione Total Black con qualche inserto di colore grigio. Nella parte superiore troviamo un headband che nella parte esterna è dotata di un rivestimento in similpelle con delle cuciture lungo i bordi. Troviamo anche la scritta Viper sulla headband stessa, sempre nella parte esterna ovviamente. Nella parte interna troviamo una generosa imbottitura che ci permetterà di averle indossate per lunghi periodi di utilizzo. Cuffie da gaming e quindi ovviamente possibilità di regolarle. Nella parte interna troviamo i vari step di regolazione. I padiglioni rispetto ad altri modelli simili sono diciamo squadrati e non ovali. Una struttura in plastica nella parte esterna con alcuni inserti in plastica lucida, scritta Viper che verrà illuminata del colore che noi sceglieremo. Nella parte inferiore diciamo del padiglione sinistro troviamo anche una rotellina per la regolazione del volume, un tasto per l'attivazione e la disattivazione del microfono, uno per l'attivazione e disattivazione on the fly dell'illuminazione RGB. Il cavo è incluso nel padiglione, quindi non è removibile, ed infine troviamo l'ingresso per il microfono jack 3,5 mm con una copertura in gomma. Come possiamo vedere, il jack è dotato anche di una sagoma, quindi l'inserimento del microfono, diciamo, è obbligatorio. Come possiamo vedere, l'inserimento è anche molto facile e pratico e veloce. Poi potremo ovviamente posizionare il microfono come meglio vorremo. I padiglioni sono di dimensioni abbastanza generose, un rivestimento in similpelle, abbastanza morbide come possiamo vedere, con un buono spessore, quindi il comfort non ne dovrebbe risentire. Internamente troviamo dei driver da 53 mm a neodimio e vedremo un po' durante le prove di queste cuffie come suonano e come rendono. Il cavo USB è rivestito di intreccio di tessuto, un cavo di circa 2 metri di lunghezza. Il connettore USB è placcato oro, come possiamo osservare. E per il momento non abbiamo nient'altro da dirvi in questo unboxing. Vi rimandiamo direttamente alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardoro.com, dove troverete come sempre la recensione completa, immagini dettagliate del prodotto, le nostre considerazioni e tutto ciò che riguarda queste nuove cuffie da parte di Viper Gaming. Con questo è tutto, un saluto allo staff di eximardoro.com, alla prossima!